Le rampe alle mie spalle, ragazzi, sono ormai giù al Monza Pizza Bike Park da 5 anni e non hanno praticamente più vita. Quasi completamente marce. Non sono messe malissimo. Voi immaginatevi la base della rampa, che in realtà è dentro nella terra ed è di legno. Di sicuro appena questa qui la muoviamo non si può più usare perché è tra tutta marcia sotto. Quindi cosa abbiamo fatto, ragazzi? L'avrete di sicuro già visto nelle mie storie. Tra l'altro, ragazzi, seguitemi su Instagram, non lo dico mai nei miei video, ma siamo tantissimi ormai su YouTube e stiamo raggiungendo piano piano i 200.000 iscritti. Invece su Instagram non siamo neanche a 100.000, quindi ragazzi seguitemi anche su Instagram perché di lì ci sono un sacco di spoiler. Alle mie spalle rampe nuovissime, ragazzi. Ne abbiamo già montata una, ragazzi, di rampa, quella del bag, ed è già anche rotta. Qualcuno ha lasciato la bici e ha distrutto già un pannello. Oh, questo pannellino multistrato costa la bellezza di 110 euro a pannello. Quindi, sapete, uno monta la rampa dove perfetto, il primo giorno che mette giù, pam, spaccata subito in cima lì. Ma porca di quella puttana. Ragazzi, su una scala. Pazzo pompiere nei commenti. Ciao. Il pompiere paura non ne ha. Il pompiere paura non ne ha. Adesso le abbiamo fatte in ferro, ragazzi. L'unica cosa è che appunto adesso dobbiamo pannellarle. Pannellare le rampe in legno era un gioco da ragazzi. Questo è uno smadonnamento unico. Noi per queste due rampe stiamo preforando. Tenga, Ciruzzo. Grazie. Sono 6 mesi che facciamo ste rampe. No, sono montate, sono pronte per essere posate. Ok, ragazzi, abbiamo cambiato rampe, abbiamo messo giù queste qua nuove. Feedback, allora, è rigida, mi piace, però spinge un sacco in aria. No, in teoria, ragazzi, rispetto a quella vecchia, che è questa, era più bassa, era alta 1,90. Invece questa adesso è alta 2,10. Mi spinge un po' di più e dovrebbe essere meglio, perché quella lì, infatti, per fare i trick a me non piaceva tanto. Dai, provi anche te, Neb. Dai, facci vedere lo stisness. Così! Vedi? Si fa così, si viene qua, si prova le rampe, una cartellina e si va a casa. Pazzo, mi puoi spiegare una cosa? Perché tutte le rampe del park, tutte, appena le metti giù, inequivocabilmente hanno una cagata di piccione. Sì, però sulla parte sinistra della rampa. Sì. Svolazzano. Ok. No! Bravo! Oh, è andato gigante, eh. Secondo me è un po' alta. Un po' alta, per come la qua? Prima volta. Beh, però l'hai fatto bene, no? Sì, sì. Ma guarda che è identica a quella là. Sono finalmente posizionate. Finalmente abbiamo protezioni e finalmente possiamo girare in bici. Buongiorno. Beh, raga, comunque oggi abbiamo il buon Fra Colombo. Occhi puntatissimi. Ah, se vuoi fare una cosa, sbatti il panettone qua, appena esci dalla curva normale, quello dopo lo salti tutto, okay. Al contrario. Eccolo lì. Arriva. Eccolo. Ritorno, fai gobba, doppio, doppio. Sì. E doppio. Posti, tre doppi, sì. È dura dura, eh. Dura. Vediamo cosa fa. Ah! Oh! Oh la Madonna! Hai fatto bene, eh? È dura. Comunque è bastarda proprio la curva da prendere, sì, così forte, eh. Sì. Senti proprio che, sì, ti schiacci quasi. Bello, bello, mi è piaciuto. Grande. Dove cazzo andiamo? No, è spenta.
ancora con quell'obiettivo, Toto. Ti ho detto che è spenta. Io sto parlando a te, infatti, con gli ah, okay, scusa. Dimmi, mi dichi, mi dimmi. Le vedi quelle? Sì, bellissime. Quanto come spingono in aria? Boh, lì, tipo. Dove? Lì. Ah, oh, guardalo là. Eccolo lì. È dritto, vale. Io voglio un drittone. No, voglio un dritto sul mulch grosso, vedere quanto va in alto. Vedere quanto mi storto in aria, perché esatto, ho paura. No, ma non è vero! Ma non è vero! Non me l'aspettavo. Dai, pazzo, vai te. Io non l'ho ancora provata. Anche grande tu uguale a lui adesso, eh. Ah no, dai. T'ha battuto, Ivo. Fatemi provare la mia rampa nuova. Oh, la madonna. Porta. Cos'è dura? Cioè, tu quando spingi non ti aspetti che lei risponda. Esatto, eravamo abituati alle nostre mollaccione rampe di legno. Cioè, va inaugurata con un 3 triplo track. Classic, esatto. 1, 2, 3, ciapal che ghe. 1, 2. No, siccome è il momento un po' infamata, ti dico io un trick che tu devi fare e tu mi dici un trick che devo fare. È già saltato sul piccolo? No. Però hai usato tanto la rampa sul bag te. Siccome è la stessa rampa, perché non un bel 7? Ma che cazzo dici? Ma me lo fai provare sul bag almeno. Va bene, sul bag. E poi lo provi. E tocca a te un trick infame. Ma dice se 7 core sul piccolo? Porca troia. No, ci facciamo così. Faccio un 7 core con un po' 7 core sul grosso per riprendere il feeling. Mm-hmm. Che almeno lì sono più tranquillo. Poi io ci penso cosa fare sul piccolo. Facile così, eh. Facile, si tira indietro. Aspetta che faccio un flip dritto, che non ho ancora flippata dritta sta rampa. Allora, perché con questa rampa si potrebbe provare a azzardare veramente un Oppo 7 Core. Porco zio! Ma vi spiego il paradosso della fisica quantistica. Ho più safe il mio regular 7 Core, che è il primo che avete visto, che è quello a destra. Che è quella, la mia rotazione dalla parte che per me è favorita. L'unica cosa è che li ho imparati in due modi diversi. E in Oppo 7 Core riesco a dare molta più rotazione, nel senso che senza tanto sforzo giro molto meglio. Invece in 7 Core sono sempre lì che è tirato. E sui salti piccoli preferisco fare Oppo 7 Core perché mi gira molto più veloce. Quindi fai Oppo 7 Core. Lo provo. O no? Beh, certo, scusa, cosa fai? Per questa cosa io voglio vedere almeno una tonnellata di like. Anche l'iscrizione, la campanellina. Quanto è tutto gratis? Ah, devo spingere bene flip. Boom, forte. Appena parte, girare. Dai, eh! Feedback a caldo. Sapevo di poterlo fare perché in realtà nella mia carriera di gare, piccolo come ho fatto di Oppo 7 Core, era a Rocket Air, che c'era un salto veramente piccolissimo, cioè che aveva la rampa che spingeva pochissimo. E mi ricordo che ho detto: qua mando tutto. Sono andato sull'ultimo salto, che mancava solo quello, ho detto lo mando. E l'ho chiuso e sono arrivato secondo. Già che c'hai i guantini giusti. Chiccolo. Io però ho mantenuto la mia parola. Dicevi, scusa? Ah, Ivo? Praticamente arrivo. Da un mese che lo fa sul bag, ha fatto 7 bar, ha messo le clip. Però adesso che c'è la tensioncina del mulch, qui la mente gioca i brutti scherzi. Batti la cacca addosso. No, devi farci qualcos'altro, vai. Se non vuoi far 7 perché bar non ti viene. No, flip bar troppo easy, una cazzata, Ivo. Decidi. Flip bar. Sul 2 non è mai chiuso. Dai, secondo me questa rampa qui ce la puoi fare, Ivo. Già solo fare qualche volta tele. Già solo fare qualche volta tele. Ivo è 1, non 200. È
vero. È perché non c'è la luna piena, ragazzi. No! Abbiamo rivisto quest'ultimo. Era praticamente chiuso, perfetto. Gli è scivolata via una mano. Madonna, Ivo, se adesso non lo fa subito. Adesso andiamo, lo chiudiamo. Sì! No! Mi piace buona! Cazzo ridi! Dovete sapere che quando Ivo non gli viene una cosa si incazza talmente tanto che diventa violentivo. Diventa come l'Alboreto, ma in versione Ivo. Oh, due. Dai. Ma dove? No. Ragazzi, siccome questo video sarà solo di Tail to Barspin, sbagliati, tre tentativi. Ma non peraltro, perché posso stare qua ancora un attimo. Il problema è... Leggi, no. Leggi, è ora di andare a casa. Ma perché c'è scritto Toto si è rotto il cazzo? No! E se giri bene 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 c'è scritto coprifuoco alle 23. 1, 2 e 3. No, madonna, madonna, Ivo! Dai! 1! Non smettete mai di provare. Madonna! Non l'avrete di sicuro vissuta come l'abbiamo vissuta noi. Da quante ore siamo qua? Alle 8 Fede ha ordinato la pizza e io avevo già fatto una decina di tail whip. Adesso sono le 10, ragazzi. Per un solo trick. Hai detto che non ho mangiato perché io sapevo di avere in tasca questo. Descrizione, codice sconto, faraone. Il brownie, ragazzi. Burro di arachnidi, ragazzi. Basta, chiudiamo questo video perché non ce la faccia più. Ciao.